È un grande onore ospitare a tale quale Roby Facchinetti, la donna del mio amico. Non mi dire niente, stammi ad ascoltare. Sono troppe notti che ci dormo male. Tu mi piaci forte, tu mi prendi dentro. E non c'è bisogno che ti dica quanto, ma la vita molti ai suoi comandamenti. Qualche volta da difendere anche con i denti. Ti vorrei ma lo so, non si può. Tra di noi questo no, non si può. Sorprenderà che sia proprio io, che non credo in niente, che non credo in Dio, a tirare in ballo questi sentimenti e a tirarmi indietro con te qui davanti. Facile, ma io non posso farcela. Se io fossi me ti trascinerei qui su questo letto, non ti lascerei neanche per un po', ti farei di tutto, mi innamorerei come forse io non ho fatto ancora, ma non è così, noi saremmo noi. Dare il tempo mai di poter cambiare idea. Non si può, no, non si può. Scivolarci tra le braccia e guardarci ancora in faccia. Non si può, non si può. Eccola! Standing ovation! Standing ovation! Si può, si può! Si può! Prendi il microfono, goditi la standing ovation! Oh, grazie, grazie! Salve! Grazie! Che emozione ogni volta! Hai visto? Grazie, grazie a tutti. Ed è una delle voci inimitabili. È difficilissimo fare Facchinetti, c'ha mille sfumature, mille colori. Grazie a tutti, grazie. Insistono ancora. Grazie, grazie di Sioledo. Questo è l'originale, Roby Facchinetti. Molto piacere, bravi, maestro. Bravissimo, bravissimo. Bentro, no, grazie. Beh, buonasera a tutti. Beh, ciao, ciao a tutti. Beh, devo dire che lui... che lui ha saputo veramente cogliere soprattutto tutte le caratteristiche, no? Le mie vocali, ma... e le ha fatte veramente molto 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 bene. Complimenti. Grazie. Io non so che cosa ne pensa, sentiamo, la giuria, sentiamo, ma per me sei stato bravissimo. Grazie, e se lo cuore, dico grazie. Io ci dovete credere. Roby, vieni qui, vieni qui accanto a me, sentiamo cosa ne pensa. Pensa, iniziamo da Giorgio. Buonasera maestro. Buonasera. Come va? A lei. Ciao. Allora, no, Agresti nella vita di tutti i giorni indossa delle giacchettine straordinarie. Sì, perché io ho una figlia che è una stilista. Oh, ecco, allora, per cui... sì, ora l'unica sera che lui poteva mettere la giacchetta giusta è venuto in camicia. Ora... perché forse perché nel filmato originale forse era perfetta, ma forse immaginava che la portassi io la giacchetta. Ma vestito così io non ti ci ho mai visto, Datti pazienza. Sì, anche questo è sembra vero. Scappato di casa. Se vogliamo, sì. Se vogliamo trovare il famoso pelo nell'uovo, anche così. Però vabbè,
è da giudicare la voce, la vocalità. Agresti mi sorprende ogni volta di più. Stasera, secondo me, ti ha fatto bene, male, fatto bene tante. Ma ha fatto bene, qui... male? No, ha fatto male. Ah, mal, hai no, fatto ma bene, Loretta, male. Carlo è anziano, ma già anziano, non sa. Hai un anno più di me. Allora, hai fatto tante belle interpretazioni, però secondo me stasera ti ha fatto la meglio. Grazie. Ma, Loretta. Grazie. Loretta. Guarda, ha preso tante caratteristiche di Roby. Che poi non sapevo, sai, Roby, che era Robin perché eri un affarino piccolo da giovane, che ti chiamano così perché eri un scricciolino. Ma questo non è vero, è stato scritto, ma non è vero. Bisogna allora scrivere a Wikipedia. No, è stato scritto questa cosa. Vabbè, Roby perché il mio vero nome è Camillo. Lo so. A me non piaceva. Allora, a 13 anni, andate a mia madre, ma mi spieghi come mai... una storia molto lunga che non sto a raccontare. Da oggi mi voglio chiamare Roberto. Poi ho cominciato a fare questo lavoro e andavano bello, capito? Però diminutivi, è diventato Roby, diventato. Esatto. Bello. No, appunto, secondo me lui ha colto tutte le... Ma la sorpresa di Andrea, anche l'estensione, nel senso che io non me l'aspettavo da lui, cioè tante cose ha fatto, anche questo, tante cose... Anche questo va detto. No, devo dire che vabbè, insomma, cantiamo più o meno tutti, no? Più o meno. Meno, no. E allora, uno canta, deve stare attento, e tu lo sai benissimo, all'intonazione, all'interpretazione, no? E nel suo caso, nel loro caso, no? Tutti questi ragazzi veramente straordinari, devono stare attenti anche all'imitazione. Certo. Per cui doppiamente bravi. Vero. Vincenzo. Orgoglioso perché è dalla prima puntata che dico che Agresti è una grande sorpresa. Stasera ha cantato benissimo, anche perché è un'ottava. Io non so dove sale il signor Facchinetti, ma mi sembra lei è albano soltanto, arrivano a quelle vette. Non so, io non riesco a... No, tra l'altro, ma un brano, io lo so, è un brano molto, molto difficoltoso da fare bene. Difficilissimo. Perché ha tutto uno sviluppo... armonico e vabbè, questo insomma anche melodico, veramente molto difficile da fare bene. E tu l'hai fatto benissimo, intonato. Grazie. anche un brano drammatico, molto intonato. Andiamo con Luca. Io non lo sapevo ai vecchi tempi che cantassi così più che una iena diventa un leone. Non lo sapevano secondo me dall'altra parte che tu cantavi così bene. Quando l'emozione di un'esibizione trascende l'imitazione, quindi hai fatto semplicemente un'esibizione estremamente emozionante, complice una bellissima canzione, ma sei stato emozionante, oltre l'imitazione. Grazie. Molto bene. Roby, posso chiederti un regalo? Mi fa un regalo. Siccome, vieni, accomodati qua. Siccome fra un po' un altro dei protagonisti deve fare, arriva... Ma io chiedo dovrebbe... No, tu vai, ma sei dal tuo posto. Sì. L'applauso va. Grazie, arrivederci a tutti. Siccome più tardi uno dei 12 protagonisti deve interpretare Riccardo Fogli, ti dispiace aspettare qui? Tanto fra un po' arriva Riccardo, mi dici cosa aspetto. Ne pensi di questo Riccardo. Ma certo, Fogli. Volentieri. Allora, accomodati accanto al tuo alter ego. A Roby 2.